Uno di questi giorni devo andare in giro per il castello a raccogliere tutte le pagine. Ma qui non ci ho mai provato. Revelio. Revelio. Ma che? Ma dov'è? Revelio. No. Ciao a tutti, benvenuti oppure bentornati sul canale. Torniamo a parlare del videogioco più discusso del momento perché Panini Comics mi ha inviato il loro nuovo volume, L'arte e il making of di Hogwarts Legacy. Parliamo di un volumone, guardate le dimensioni, sono più di 250 pagine, prezzo di copertina 59 euro. La copertina è già magnifica, ma tra poco la vedremo assieme e lo sfoglieremo. Gli ho già dato un'occhiata, sembra fatto molto molto bene, vi leggo cosa dice qui dietro. Vivi ciò che non è stato scritto. Scoprite i segreti della realizzazione dell'epico videogame Hogwarts Legacy ambientato nel mondo magico. Viaggiate nelle fasi di creazione di questo vasto e immersivo GDR d'azione Open World, ispirato all'universo magico dei libri e dei film di Harry Potter. Questo libro vi porterà dietro le quinte del gioco con interviste esclusive allo studio Avalanche, straordinari bozzetti preliminari, rendering e illustrazioni che vi permetteranno di immergervi nella creazione di questa esperienza di gioco unica nell'acclamato mondo magico. Questo video arriva subito dopo il mio primo gameplay su Hogwarts Legacy, vi ho mostrato la mia prima ora di gioco e molto presto conto di portarvene almeno un altro di esplorazione. Andiamo a vedere assieme almeno il castello e Hogsmeade. Non l'ho ancora fatto perché mi sono reso conto che alcune aree sono ancora bloccate, quindi appena riesco a sbloccarle e ad accedervi farò il video. Per il momento rituffiamoci in Hogwarts Legacy sfogliando assieme questo volume. Devo subito mostrarvi la cosa più bella di tutte. Se andiamo a rimuovere la fascetta con il titolo del volume, L'arte e il making of di Hogwarts Legacy, scopriamo che la copertina è una full art. C'è questa bellissima, fantastica illustrazione di Hogwarts in tutto il suo splendore, pulita, senza scritte, senza niente. Veramente stupenda, scelta veramente azzeccatissima. Il titolo lo troviamo poi sul dorso del volume, ecco qui, L'arte e il making of di Hogwarts Legacy, Panini Comics, e questo è poi invece la quarta di copertina che vi ho già letto. Ci sono queste ulteriori altre illustrazioni, prezzo di copertina 59 euro. Ma passiamo alla ciccia, è bellissima. Iniziamo a sfogliare assieme il volume e ci troviamo già a Hogsmeade con i tre manici di scopa. E qui vediamo anche una parte della vetrina di Mielandia, scritto da Jody Rivenson e Michael Owen. Sommario che ci interessa molto. Capitolo 1, la prima missione, magia antica, guida pratica alla magia. Capitolo 2, dove inizia la nostra storia, le scelte del giocatore, filmati, dare vita alla storia. Capitolo 3, definire i luoghi, stanza delle necessità attraverso le Highlands e attività extracurriculari. Capitolo 4, gli animali di Hogwarts Legacy, animare gli animali. Capitolo 5, sentieri dorati e misteri oscuri, giocare a modo vostro, lanciare un incantesimo, il gioco continua e riconoscimenti. E partiamo con la prefazione, con scene che se avete seguito il mio gameplay o qualsiasi altro gameplay delle fasi iniziali del gioco, conoscete benissimo. La prima missione. Il volume è super colorato, è pieno di immagini, la carta è bella spessa. Questo è il rendering della statua dell'architetto di Hogwarts. Questo invece è l'esterno, un altro esterno del castello. Fedeltà è quello che hanno cercato di mantenere all'interno del gioco, soprattutto con le ambientazioni in cui si svolge appunto la nostra avventura. Questo è l'ingresso di Hogsmeade, questo è un borgo e questa è ancora un'altra parte dell'esterno attorno al castello. Guarda qui che bello il faraglione. Eroismo, perché si combatte in Hogwarts Legacy. Guardate qui, ancora un troll, non mi sono trovato a combatterlo. Cosa
sono davvero ancora all'inizio. Penso di aver imparato, non so, 5-6 incantesimi in tutto. Quindi mi manca ancora tantissimo. Questo lo conosciamo benissimo. E questa invece è la sala grande ad Halloween. Magia antica, che è un po' il tema attorno a cui ruota la nostra storia, il nostro personaggio, e appunto, parlando di nostro personaggio, la guida pratica alla magia, che è questo libro che andiamo ad aprire ogni 5 minuti, perché contiene le missioni da fare, l'equipaggiamento, le pagine che raccogliamo con gli approfondimenti, le curiosità, praticamente è il fulcro di tutto il gioco. Le clessidre, con i punti, qui alcuni bozzetti. A cavallo del secolo, che vi ricordo che Hogwarts Legacy è ambientato alla fine del 1800, quindi un po' tutto nuovo, tutto inesplorato, a partire dai personaggi sia buoni che cattivi. Un negozio che troviamo a Hogsmeade, dove inizia la nostra storia. Ce ne sono tantissimi discorsi del genere nel gioco e sono davvero emozionanti. Ogni volta che mi trovo all'esterno del castello guardo in alto ed è meraviglioso. Qui alcuni degli equipaggiamenti di cui possiamo dotare il nostro personaggio. Io sono ancora al classico mantello di Hogwarts, non me lo sono ancora tolto. Guardate che bella Hogsmeade. Ci sono tanti negozietti carini a Hogsmeade. Lo vedrete. Oh, se ci state già giocando, l'avete già visti. Ah, Pix. Mi piace moltissimo come lo hanno rappresentato Pix. Questo invece è l'antenato di Ollivander, che gestisce la succursale di Hogsmeade. Quindi c'è anche Ollivander a Hogsmeade. Qui altri personaggi. Da vedere la guardia della Gringotts, oppure il fantasma del frate Grasso. La palude oscura, i vari professori, questo è il professor Fig, praticamente il primo che conosciamo nel videogioco, poi c'è Ronan di incantesimi, Sharp di pozioni, la Ekat di difesa contro le arti oscure, molto interessante come personaggio, come interessante anche la Garlic di erbologia. E qui mi arriva lo spunto per parlare della cura che ci hanno messo per realizzare questo videogioco. Questo, ad esempio, è il professore di storia della magia, il professor Roof, o il professor Binns, che è morto mentre insegnava a Hogwarts e c'è rimasto anche dopo, quindi è l'unico professore fantasma all'interno del castello. Lui, esattamente come Pix, nei film non li abbiamo mai visti, ma sono presenti nei libri. Quindi, giocando a Hogwarts Legacy, troverete molti riferimenti ai libri che nei film magari sono messi o sono dati di sfuggito per scontati. Qui ancora altri professori e professoresse. Questo è il nostro preside, Phineas Nigellus Black. Anche lui lo conosciamo benissimo nei libri. Il ritratto della signora Grassa, ci andremo, anche se io sono di Corvo Nero. Alcune sequenze di movimenti dei personaggi e creature, i fantasmi di Hogwarts che ci sono, in realtà ci sono anche le armature che si menano tra di loro, Poppy's Weeping, alcuni nostri amici che incontreremo durante la nostra avventura. Qui arrivano i nemici con Ranrock, il cattivone, e Rookwood, un altro, la banda di maghi oscuri e bracconieri di Rookwood. Come vedete, ce n'è di roba da approfondire nel volume. Dare vita alla storia, definire i luoghi. Questa è la mappa di gioco, che sembra abbastanza grande, io ancora non ho esplorato praticamente quasi niente all'esterno del castello e di Hogsmeade. Qui abbiamo foresta e penisola, rendering di gioco, e qui luce dell'alba e borgo di
Irondale. Non ci sono ancora stato. Hogwarts. Luogo che conosciamo benissimo. Le aule scolastiche. Alcune fedeli a quelle dei film, altre molto diverse. Questa la conosciamo benissimo. Difesa contro le arti oscure. La serra di erbologia. Questa è l'aula di trasfigurazione. Lago Nero. Una nuotatina nel Lago Nero l'ho già fatta. Storia della magia del professor Binz, appunto. Non l'abbiamo mai vista nei film, così come non abbiamo mai visto nei film neanche l'aula di astronomia. Questa è la sala comune di Tasso Rosso, che non vedrò mai purtroppo, quindi me la godo qui. Questa è di Serpe Verde. Questa la conosco benissimo, quella di Corvo Nero, e conosciamo benissimo anche quella di Grifondoro. Come vedete è pieno di dettagli che vengono riportati nelle note, quindi avete tutte le spiegazioni del caso. Le sale da bagno, questa è famosissima, quella dei prefetti, come famosissima questa, e vi ci porterò anche lì. Cioè, vi porterò, sembra un po' equivoca la cosa visto che parliamo di bagni, però intendevo che vi porterò nel bagno dove c'è l'ingresso della camera dei segreti. La stanza delle necessità, che sarà molto importante, ma non ci sono ancora entrato. Gli elfi domestici, molto carini, perché appaiono di tanto in tanto, che puliscono e poi appena passate spariscono. Preparare le pozioni, coltivare le piante, mettere insieme il tutto, e questo penso rifugio personalizzato. Sì, sono cose che ancora non ho visto, quindi vado avanti veloce. Hogsmeade, molto bella Hogsmeade, che c'è la mappa, è abbastanza grande devo dire. I venditori di Hogsmeade, Ollivander, l'ho già detto. C'è la cartoleria, c'è il mondo mago, c'è attrezzature sportive, c'è abbigliamento per maghi, stretching and songs, che devo dire è dove vado più spesso per vendere e comprare. Umielandia, dove vi spoilerò si mangia a scrocco, esattamente come si beve a scrocco sia alla testa di porco che ai tre magici di scopa. Questo è Zonko. Islands, per il momento territorio inesplorato per quanto mi riguarda. I venditori, ovviamente se vi trovate da un'altra parte della mappa, tornare a Hogsmeade si può fare velocemente, però io cerco di evitare gli spostamenti con la metropolvere perché voglio gustarmi tutto. Qui siamo nella parte dedicata agli animali e alle creature. Ormai conosciamo quasi tutti il boccino d'oro. Per chi non lo sapesse, il boccino d'oro arriva proprio da quell'uccellino lì. Centauri. Guardate che fiero questo. Creature scure. Inferi. Chissà quando incontrerò. Draghi, ovviamente. Sentieri dorati e misteri oscuri. Giocare a modo vostro. Io non so che livello di libertà abbiamo nel videogioco, meglio ancora non lo so, questi sono i dungeon. Io non mi sono informato, non ho visto i gameplay di altri perché appunto ve l'ho già detto, voglio godermelo appieno e quindi non voglio spoilerarmi più di tanto. Sono i custodi della magia antica e siamo arrivati alla fine del volume. Devo dire molto interessante, soprattutto quando terminate il videogioco, per farvi un piccolo ripasso, per magari andare ad approfondire alcune cosette che avete tralasciato. Comunque, se state giocando, se state amando questo ritorno videoludico nel mondo magico, è sicuramente un volume da avere. Non mi stancherò mai di dirvi che la copertina è assolutamente fantastica, così pulita, senza scritte, niente,
veramente bellissima. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se l'avete già acquistato o se avete intenzione di prenderlo in futuro, e soprattutto fatemi sapere se state giocando a Hogwarts Legacy e a che punto del gioco siete. Purtroppo le versioni old gen PS4 e Xbox One sono state ulteriormente rinviate, devono uscire ad aprile e invece adesso il 5 maggio, sperando che non ci siano ulteriori ritardi. Per quella Switch non dovrebbe cambiare nulla, quindi a luglio, se non sbaglio. Sono cose che comunque non fanno piacere, soprattutto per chi sta aspettando il gioco da anni ormai. Ringrazio ancora una volta Panini per questo volume. Se siete interessati all'acquisto, lo trovate sia sul sito ufficiale Panini che su Amazon. Nel caso trovate il link qui sotto in descrizione. Lasciate un pollicione in su, commentate, iscrivetevi se ancora non l'avete fatto, seguitemi anche su Instagram e non mi resta che darvi appuntamento al prossimo video. Nox!